così via, così via. La conoscete, no? Ok, alla turca. Sapete chi l'ha composta? Proprio lui, proprio Mozart. Ecco, Mozart era quel genio descritto come genio, quel genio che ci ha causato la più grande sindrome di impotenza che potessimo mai raggiungere. Anche perché è da quando siamo bambini che ci raccontano che Mozart a 8 anni ha composto la sua prima sinfonia, K16. Ecco, io non so voi, io a 8 anni mi toglievo le caccole e cercavo di sentirne il gusto, quindi ho sempre avuto un attimo di problemi con Mozart. Ecco, qua siamo, in questo TED, siamo a parlare di esopianeti, di New Era. E vi chiederete quindi che cosa c'entra un autore del Settecento con la New Era. C'è un collegamento, e quel collegamento è la musica trap. La musica trap. Avete presente il tratto distintivo della musica trap? E non sto parlando di insultare la mamma del tuo collega, intendo l'autotune. Ecco, l'autotune è quello strumento eccezionale, geniale, che viene utilizzato in continuazione da qualsiasi musicista esecutore, anche i più precisi, per intonare quelle piccole stonature che ci possono essere sia durante un'esibizione live che durante una registrazione. Ecco, la musica è un collante. È un collante tra un passato che tutti noi pensiamo non essere influente rispetto al presente e un presente in costante evoluzione. Questo passato che pensiamo non essere nulla, in realtà è la cosa più fondamentale per il nostro presente e di conseguenza per il nostro futuro. E ve lo spiego dicendovi che Mozart faceva trap. Non nel senso che insultava la mamma dei suoi colleghi, ma nel senso che utilizzava l'autotune. Vi spiego. Avete presente Der Hohle Reich kocht in meinen Herzen? Non è vero che ce l'hai presente, non fare sì. Der Hohle Reich, io non capisco un H di tedesco, lo abbrevio. Der Hohle Reich non è altro che l'aria della Regina della Notte nel flauto magico di Mozart, quell'opera tutta musicata da Mozart. Ve la faccio sentire. È quella che fa, la conoscete di sicuro. Avete presente, no? Quell'opera che va molto su, arriva a un fa altissimo. Ecco, quando si scrive un'opera, utilizzare una nota così alta tendenzialmente serve a diverse cose. Può servire a descrivere un momento di gioia pazzesco, come a descrivere un momento di rabbia. Ecco, io di tedesco non capisco un H, e dato che anche solo ambulanza in tedesco si dice Krankenwagen, per quanto mi riguarda, Der Hohle Reich kocht in meinen Herzen potrebbe voler dire coloratissime farfalle volano su verdi prati. In realtà vuol dire la vendetta dell'inferno ribolle dentro il mio cuore. Capite che c'è un attimo di rabbia. In particolare, in questo momento dell'opera, noi abbiamo la regina della notte, Astri Fiammante, che sta consegnando un pugnale a sua figlia, dicendole di andare ad uccidere il suo peggior nemico, ovvero Sarastro. E visto che la regina della notte, oltre che arrabbiata, è anche un po' stronza, le dice: se Sarastro non proverà le pene dell'inferno per mano tua, maledetta sii per sempre, non sarai più mia figlia. Il prototipo della mamma ideale. Ecco, per fare la mamma ideale in quest'opera non poteva bastare un soprano qualsiasi, e non poteva bastare un'esecuzione qualsiasi. E quindi Mozart ha scritto la nota più alta mai scritta per voce umana. E non tutti i soprani più bravi riuscivano ad arrivare in modo preciso a quella nota così alta. Quindi bisognava adottare uno stratagemma. Adesso ascoltiamo insieme quei pochi secondi della Regina della Notte del flauto magico e poi vi spiego una cosa. Sentite come arriva. Si carica. Ecco qua, perfetto. Avete sentito quanto va in alto? Sembra quasi che quando si arriva a quelle note la base dell'orchestra smetta di suonare. Non si faccia più sentire, lasci spazio alla voce. Ecco, non è così. Ci sono due piccoli flautini, un po' timidi dietro l'orchestra, che non conosce nessuno, che non alzano la mano, non si fanno vedere, che fanno rispettivamente do, re, do, la, si bemolle, la. E lo fanno insieme, coordinati. Sembrano non esistere, ma ci sono. Adesso riascoltiamo un'altra volta questo momento di quest'aria e guardate il mio dito, io vi indicherò il suono di questi flauti e poi vi spiego. Stanno arrivando. Eh?
Ok. Avete sentito? Li avete sentiti quei due flauti? Non li sente mai nessuno. Sembrano non esistere, sembrano non esserci. Se qualcuno non ve lo fa notare, non ci sono. Se non andate a leggere lo spartito, non ci sono. Ed esattamente come l'autotune, non hanno mai sovrastato la voce, non l'hanno mai coperta per coprire le imperfezioni, ma hanno fatto sì che il nostro orecchio venisse ingannato dal sostegno armonico e non percepisse l'eventuale imperfezione del soprano. È geniale! È un inganno! Mozart ci ha ingannato! Ci ha preso in giro! Non ce ne siamo mai accorti, ma Mozart con questo ci ha preso in giro. Ecco, se adesso noi paragoniamo il presente al pianeta che conosciamo e il futuro a un esopianeta, chissà quante cose noi stiamo applicando adesso nel mondo che conosciamo come piccoli stratagemmi e che in realtà in futuro diventeranno magari un programma per correggere la voce, magari diventeranno un metaverso, magari diventeranno chissà che cosa, si evolveranno. Di stratagemmi del genere la musica è piena. Ci sono sostegni armonici, ci sono ritmi, timbri, silenzi, i silenzi, i silenzi. Nella musica il silenzio è fondamentale, un po' come nella vita. Anche la felicità più bella senza la tristezza diventa noiosa. Ecco, il silenzio nella musica è fondamentale. Ed è sempre quella cosa per cui i professori cercano di inculcarlo nella testa degli alunni, ma non ci riescono mai. E c'era un personaggio della storia della musica che si è concentrato tantissimo sul silenzio e ha provato a spiegarlo. Quel personaggio era John Cage, che non è l'attore di Ghost Rider, quello è Nicolas Cage. John Cage era fuori come un balcone e ha scritto 4:33. Adesso, sembra un nome un po' strano, vi faccio vedere lo spartito. Questo qui è lo spartito di 4:33. Ecco, mi rendo conto che visto così sembra di intrattenimento come un cane con la tosse e soprattutto viene scritto per qualsiasi strumento o qualsiasi combinazione di strumento, chiunque può suonare 4:33. E vedete che dopo il primo atto c'è scritto touch it. Perché sì, 4:33 sono 4 minuti e 33 secondi di silenzio. Giuro, ci sono video su YouTube, potete trovarli, di pianisti che arrivano al pianoforte, si siedono e stanno fermi per 4 minuti e 33. Direttori d'orchestra che arrivano e stanno fermi per 4 minuti e 33. Ecco, con questo John Cage voleva raccontare che la musica è anche silenzio. Il silenzio in sé è esso stesso suonare. Quando uno strumento è zitto, sta suonando il silenzio. È incredibile, no? Ecco, adesso io vi risparmierò la mia personalissima completa esecuzione della versione integrale di 4 minuti e 33, ma penso di avervi fatto passare il messaggio. La musica è orizzontale. La musica non conosce una lingua, non ha un idioma corretto, non ha dei muri, dei confini, dei vincoli. Chiunque può fruire della musica in mille modi diversi. Può ascoltarla in cuffia, può ascoltarla riprodotta da un pianoforte, può ascoltarla con delle casse, può ascoltarla in un nuovo metaverso. La musica è duttile. Si adatta al tempo, si adatta al passare, al nuovo pianeta. La musica si adatta alla new era, la musica è la new era. Quando vi dico che la musica è duttile, adesso vi faccio un esempio, così la facciamo più facile. Avete presente Che sera sarà? Che sera sarà? Avete presente anche Generale di De Gregori? Generale dietro alla collina, ci sta la notte, quella lì. Ecco, sembrano due brani che non c'entrano niente tra di loro. Per farvi capire quanto la musica sia duttile, adesso vi suono Che sera sarà per farvi sentire Generale. Ci provo.
questo è quando vi dico la musica è duttile, è quando vi dico che la musica si abbraccia. Avete sentito? Una cosa che diventa un'altra, che diventa un'altra, che è diventato poi un altro brano ancora. Una cosa che si trasforma, improvvisando. Non era studiato, non era preparato. La musica, sì, è malleabile. La musica non guarda in faccia ai traguardi. Un musicista che sente la musica dentro non lo fa per vincere qualcosa, perché se non vince niente continua a fare musica per consolarsi, e se vince qualcosa non si ferma. Un musicista non fa musica per vincere il Festival di Sanremo, ma vince il Festival di Sanremo perché fa musica, che è diverso. La musica non ha età, non guarda in faccia al sesso, alla politica, alle ideologie. La musica è partecipazione, la musica è libertà, la musica è antirazzista. La musica è antirazzista. Ecco, io non so niente di esopianeti, di New Era, non ne capisco niente, ma una cosa che so è che la musica c'è sempre stata e sempre ci sarà, evolvendosi insieme al futuro. Quindi da adesso in poi, per favore, quando scrivete musica, scrivetelo con la M maiuscola. Grazie.